Eccoci qua, benvenuti alla quarta puntata di Una finestra sul mondo. Continua il nostro viaggio insieme a voi e davvero grazie per seguirci ogni giovedì con grandissimo affetto. Oggi una nuova puntata e un nuovo tema. Parliamo di discoteche, un tema di attualità che sta facendo parlare moltissimo. In Italia hanno riaperto un po' tutte le attività, e meno male per fortuna, tranne però le discoteche. Vediamo però cosa è successo. Il 25 giugno il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, ha dato il via libera per riaprire le discoteche. Ovviamente ci sono una serie di regole da rispettare. Innanzitutto potranno riaprire solamente le discoteche che hanno, insomma, all'aperto, che hanno uno spazio all'aperto, e per entrare in discoteca bisognerà avere il Green Pass, quindi almeno una dose di vaccino, meglio se ci sono tutte e due, oppure un certificato di avvenuta guarigione dal Covid, oppure un tampone negativo nelle ultime 48 ore. Poi la capienza all'interno delle discoteche sarà ridotta al 50% e bisognerà avere una temperatura corporea inferiore ai 37,5 gradi. Inoltre, i gestori delle discoteche dovranno conservare per ben 14 giorni i dati dei clienti, ciò per, insomma, consentire il tracciamento. Detto questo, la palla passa al governo. Il governo ovviamente dovrà decidere una data d'apertura delle discoteche. Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 30 di giugno, ma non è stata presa nessuna decisione. In Spagna, in Germania, in Svizzera, in Austria, in Grecia le discoteche sono aperte ormai da mesi. In Francia stanno per riaprire il 10 luglio, tra pochissimi giorni. E in Italia niente, non ancora, non è stata presa una decisione. Sono stati ipotizzati dei ristori, ma ovviamente non saranno sufficienti. Abbiamo già visto, parlando dei ristoranti per esempio, i ristori non bastano, quindi bisognerà fare qualcosa di più, bisognerà riaprire. Ovviamente in sicurezza. Pensate che prima del Covid in Italia c'erano circa 3.500 discoteche. Dopo il primo lockdown di marzo dell'anno scorso, solamente il 20% avevano riaperto. Quindi una cifra veramente ridicola, praticamente pochissime discoteche hanno riaperto. Sono state stimate delle perdite che si aggirano intorno ai 400 milioni di euro, una cifra enorme. Quindi la domanda che ci poniamo è la seguente: è meglio fare delle feste private senza controlli, dove tutti si assembrano, tutti si accalcano, senza davvero nessun controllo, oppure è meglio riaprire le discoteche dove ci sono dei controlli, dove ci sono delle regole fisse, ferree? Bene, abbiamo fatto questa domanda e una serie di altre domande al mercato di Rivarolo e adesso do la linea ovviamente al nostro caro inviato, che questa volta è smascherato perché finalmente abbiamo potuto togliere le mascherine, però mi raccomando, facciamo ancora sempre attenzione, soprattutto nei luoghi dove c'è tanta gente, mettiamola la mascherina. Bene, linea al nostro inviato. È d'accordo con la scelta del governo di mantenere ancora chiuse le discoteche e perché? No, in realtà no, si potrebbero comunque riaprire sempre ovviamente con delle norme riguardanti il distanziamento, sempre con l'obbligo di mascherina, magari fare entrare meno persone, però all'apertura sì. Secondo me sarebbe più giusto aprirle, per il motivo anche per i gestori dei locali comunque saranno in difficoltà perché ormai da 2 anni a questa parte non hanno ricevuto ristori o niente, assolutamente. Con le dovute norme si potrebbe riaprire tranquillamente discoteche, mascherine, distanziamenti sociali. Ma sono tutte opinabili queste scelte, uno non sa mai quale sia la scelta giusta, sono scelte un po' difficili da prendere. Da ragazza ti dico che vorrei che le discoteche fossero aperte perché ci manca divertirci sicuramente, però dovessero decidere di tenerle chiuse potrei anche capirlo, insomma. Ma io in realtà sono d'accordo, però un po' in parte, perché è quasi 2 anni comunque che i proprietari di questi locali o di queste discoteche sono chiusi, quindi anche cercare di dargli una mano e aprire anche solo un minimo, almeno chi ha fatto la prima dose, sarebbe insomma più opportuno. Sì, io sono d'accordo, sì. Perché non credo sia una cosa essenziale in questo momento e se possiamo insomma tutelarci rispetto all'anno scorso e evitare
gli stessi errori, meglio. Il governo ha promesso ristori se le discoteche dovessero ancora rimanere chiuse, ma secondo lei basteranno? Secondo me non basteranno assolutamente, come è successo per il 90% delle persone che lavorano, hanno un'attività propria o che ricevono i ristori, ma ricevono magari tra 4-5 anni dove magari il locale l'hai già chiuso perché non ce la fai a sopperire a tutte le spese, più che altro. Non sono bastati per tanta gente, dubito che basteranno anche per loro. Sono un po' pessimista. Dipende, se la pensano in modo, cioè se la fanno in modo adeguato, sì, se no se fanno come fino adesso, la vedo dura potergli dare una mano. Sì, dai, speriamo. No, secondo me assolutamente no. Come era già successo mesi fa, comunque alle volte addirittura non arrivavano tutti, quindi secondo me ci saranno sicuramente dei problemi. Quali misure dovrebbero esserci per tornare in discoteca in sicurezza? Sicuramente avere il Green Pass, i vaccini. Io ad esempio mi manca la seconda dose, è una tranquillità diversa. Sicuramente fare entrare solo le persone vaccinate è già una precauzione che va già bene. Ma come ho già detto, magari anche solo dare la possibilità di entrare a quelli che hanno fatto la prima dose, oppure comunque attuare restrizioni di questo genere. E magari limitare le entrate con le persone, l'utilizzo delle mascherine. Secondo me meno persone per mantenere un distanziamento adeguato, obbligo di mascherina. E poi sicuramente il tutto sta al datore di lavoro, al proprietario, cercare in qualche modo di adottare tutti i provvedimenti necessari. Sicuramente le mascherine, perché ovviamente in discoteca se per ballare sei vicino. Sicuramente limitare il numero di persone e poi i datori di lavoro dovrebbero poi gestire un po' all'interno della discoteca i vari spazi, le varie misure di distanziamento anche. Che cosa vorrebbe dire a tutti i gestori delle discoteche che in questo momento si trovano in grandissime difficoltà? Che provino a cambiare anche il modo di aprire i propri locali, quindi aprirli per altre cose, come ad esempio aperitivi oppure cene, con comunque della musica per far divertire le persone lo stesso. Spero che per loro vada bene e che trovino magari un modo alternativo per continuare a lavorare anche in questo periodo. Mi dispiace veramente perché è come se di loro si fosse in qualche modo dimenticato il governo negli ultimi tempi, non se ne parla praticamente più, quindi sicuramente dispiace tanto. Che li capiamo e spero che aprano per poter riandare anche noi magari a ballare e far sì che ritornino ad aprire tutte le discoteche comunque. Io fossi uno di loro penso che cercherei di organizzarmi in maniera diversa, ad esempio fare una pericena, qualcosa che si possa fare più in sicurezza senza andare a fare proprio discoteche, perché alla fine quelle al mare hanno posto, hanno spazio, possono anche pensare di organizzarsi in maniera diversa, ma capisco che per tutti non sia possibile, non sia facile. Che cosa ti manca di più dell'andare in discoteca? La musica, il divertimento, le serate tutti insieme, diciamo le serate da giovane. Stare con gli amici, ballare, passare una serata spensieratezza. Beh, l'atmosfera, comunque facevi gruppo, ti divertivi, ora invece per carità adesso c'è anche più libertà, fai qualcosa in più, però manca anche quella parte, dai. Fare, tra virgolette, festa con gli amici, gruppo, divertirsi, anche se adesso siamo un po' più liberi. Andare in discoteca è più bello. La musica, il senso di libertà che uno ha, tutti i tuoi amici che sei tutti vicini, il caldo, tutti sudati, che una volta ti dava pure fastidio, adesso ti manca pure quello, per assurdo. Manca un po' tutto. Allora, facciamo un po' un riassunto delle risposte che ci hanno dato i nostri intervistati, che ringraziamo. Allora, la maggior parte ritiene ingiusta la decisione di rimandare ancora la riapertura delle discoteche. Ovviamente la domanda, i ristori bastano? Assolutamente no, non sono sufficienti. E tra le misure che ci hanno citato, ci hanno detto il Green Pass, la mascherina e gli ingressi contingentati, quindi insomma sono le misure che il CTS ha già approvato qualche giorno fa.
Alcuni dei nostri intervistati propongono di organizzarsi in maniera diversa, magari facendo delle apericene, però sappiamo che non è facile. Ricordiamoci che le discoteche sono chiuse dal 16 di agosto del 2020, quindi da quasi un anno che i gestori delle discoteche non prendono un euro. Quindi non è facile riconvertire un'attività. Ovviamente la domanda che cosa manca di andare in discoteca, manca stare tutti insieme, ballare, divertirsi tutti insieme con gli amici, insomma ci manca davvero tanto questo. Quindi noi vogliamo fare un appello, un appello a tutte le autorità competenti di prendere al più presto una decisione. Ovviamente bisogna fare attenzione, non siamo ancora usciti dal Covid, però è giusto aiutare, bisogna aiutare i gestori delle discoteche e tutto il personale che lavora all'interno di questi locali, perché ne hanno veramente bisogno. Quindi mi raccomando, e forza e coraggio a tutti i gestori delle discoteche, e speriamo di tornare presto a ballare e a divertirci tutti insieme. Bene, la quarta puntata termina qui, ci rivediamo giovedì prossimo. Ciao!